Lo stage plan è un allegato fondamentale per la scheda tecnica e non è nient'altro che una mappa geografica, semplicemente dirà al fonico dove vi piazzerete sul palco. Come ogni mappa geografica che si rispetti, ha bisogno di un punto di riferimento. Ecco quindi che il primo passo verso lo stage plan perfetto è indicare nel disegno da che parte avete pensato di mettere il pubblico. È vero, solitamente il pubblico sta sotto in un disegno di stage plan, però è talmente semplice indicarlo che, voglio dire, eviterete facili confusioni. Vi assicuro che non è scontato capirlo, soprattutto con band non standard. Evitate poi di indicare nelle varie postazioni il nome del musicista, o meglio, non indicate solo quello, aggiungete anche lo strumento, perché Mario o Giovanna per il fonico vuol dire veramente poco, mentre chitarra elettrica e tastiera ha molto più senso. Il fonico sicuramente imparerà i vostri nomi, o almeno ci proverà, e voi imparerete il suo, però nelle fasi di montaggio ha bisogno di poche informazioni e molto chiare, e i vostri nomi non lo sono. Potete indicare le vostre postazioni semplicemente scrivendo lo strumento, oppure, come preferisco fare io di solito, con un'ellisse, che sarà più facile da distinguere rispetto ai monitor e gli amplificatori che di solito si disegnano o a forma di trapezio o rettangolari. Anche l'orientamento di scritte e forme aiuterà il fonico a capire esattamente come vi disporrete sul palco, quindi siate precisi. Disegnate le postazioni, possiamo passare a disegnare i monitor che vi serviranno. Mi raccomando, siate precisi in questa operazione, perché se disegnate un monitor alla destra della batteria, lì lo troverete, perché lo stage plan per il fonico è una sorta di Bibbia e la seguirà per filo e per segno. La precisione è importante perché ogni spostamento che richiedete dopo l'allestimento comporterà del lavoro, quindi il fonico dovrà scollegare magari il monitor, ritirare sia la linea della corrente che dell'audio, e questo farà ritardare il vostro soundcheck e magari perdere la pazienza al fonico. Disegnate i monitor, disegnate anche gli amplificatori, magari con un colore diverso o indicando ampli chitarra e ampli basso sulla forma geometrica. Questo è importante perché poi voi porterete la vostra backline, ma una volta sul palco troverete almeno già piazzate le linee sia di corrente che di microfoni che serviranno a catturare tutto ciò che uscirà dai vostri coni. O se addirittura avete richiesto la backline in loco, troverete gli amplificatori già piazzati nel posto giusto. Ultimo, ma non certo per importanza, ricordatevi di indicare tutte le prese di corrente che vi serviranno e dove vi serviranno, perché può capitare che ci sia un chitarrista a cui basta una semplice presa di corrente per la pedaliera, o un DJ che ha bisogno di 20 prese di corrente. Quindi siate precisi e se scegliete un disegno che non è ben chiaro, aggiungete anche una leggenda. Come potete vedere, realizzare lo stage plan e la scheda tecnica che abbiamo visto nel precedente video è molto semplice, vi porterà via pochissimo tempo, ma vi farà risparmiare tempo nel montaggio e nel soundcheck. Mi rendo conto che spesso nei locali o alle feste di paese non ci si trova a lavorare con veri fonici ma presunti tali, ma questo non vi giustifica, stage plan e scheda la dovete avere. Articoli come questo provengono dall'archivio di Accordo che anche grazie a te ha superato da poco i 100.000 contenuti. Prendi in considerazione di sostenerci con una piccola donazione o abbonandoti a Biblioteca. Accordo è gratis e lo resterà sempre, ma te ne saremo infinitamente grati. Ciao!